A volte cercare di compiere delle azioni con l'obiettivo di cancellare una persona dalla nostra mente oppure dalla nostra vita, in realtà potrebbe essere controproducente, soprattutto se non conosciamo la differenza tra no contact strumentale e no contact emotivo. Qui con me, dopo la sigla. Amici, benvenuti o bentornati qui con me su Amore Imperfetto, questo canale che sta diventando sempre più grande e più bello, quindi ti invito a sbirciare le playlist. Se non mi conosci, sul mio sito trovi tutte le informazioni su di me, amoreimperfetto.com. Mi raccomando, ditemi che cosa ne pensate, perché oggi vi sfodero un argomento del quale forse non avete mai sentito parlare: la differenza tra no contact strumentale e no contact emotivo. Lo ammetto, queste due differenze le ho coniate io. Ho tanti altri video sul no contact, ne parlo in maniera specifica e mirata, soprattutto facendo riferimento al suo vero obiettivo, che è quello terapeutico, di distacco da una persona o una situazione tossica, e non in realtà come tentativo di sedurre qualcuno che non ci vuole. Vi ricordo che chiudere la porta in faccia ad una persona che l'ha già chiusa a voi non è molto utile, ma nell'effettuare un no contact, magari di vero distacco da una situazione o una persona tossica, dobbiamo tenere conto di farlo in modo giusto, perché se lo facciamo solamente a mezzo di un no contact strumentale, purtroppo il risultato potrebbe addirittura essere quello di legarsi di più, di soffrire di più, di ossessionarsi di più. Andiamo a vedere le differenze. Per quella parte di no contact definita da me strumentale, intendo l'azione per mezzo della quale noi chiudiamo i contatti, chiudendo i dispositivi e i canali di comunicazione, quindi magari bloccando una persona o eliminandola dai social o eliminandola dal nostro telefono, bloccandole l'accesso WhatsApp, Telegram, insomma tutto quello che riguarda gli strumenti tramite i quali prima comunicavamo, che in questo momento invece abbiamo chiuso, ai quali abbiamo tolto l'accesso a questa persona. Questo ovviamente è il primo gesto da compiere, soprattutto se dall'altra parte abbiamo una persona che insiste. Già qui può nascere un primo gap, e cioè il farlo con l'intenzione di stimolare l'altra persona, stimolare a cambiarla in meglio, a tornare da noi con intenzioni e comportamenti differenti, oppure per provocarla, provocare una reazione. Ecco, a questo punto vorrei sempre ricordarvi che questo tipo di no contact strumentale, fatto con questa intenzione, magari a volte inconscia, può essere normale, però fa attaccare di più noi. Inoltre, ho fatto diversi video sul ritorno, vale a vedere. Ogni volta che una persona torna, noi siamo talmente tanto accecati dal brio, dall'emozione e dalla contentezza di vederla ricomparire, che non teniamo presente però che ritorno e cambiamento e buone intenzioni sono due cose completamente diverse e che spesso non vanno a braccetto. Ecco perché, soprattutto per imparare a resistere davanti ad un ritorno farlocco, è importantissimo effettuare il no contact emotivo. Io, per esempio, potrei benissimo fare un no contact emotivo anche senza un no contact strumentale, mentre invece non mi serve assolutamente fare un no contact strumentale se non riesco a fare quello emotivo. Per emotivo intendo prendere veramente le distanze da questa persona e far sì che questa persona non sia più l'erogatore di emozioni per eccellenza, motivo per il quale sta diventando o è diventata un'ossessione. Come faccio io però a sostituire le emozioni che mi dava questa persona con altro, e quindi a riuscire a fare un vero e proprio no contact emotivo? Tutto quello che nella vita ci riempie, tutto quello che nella vita ci lega, nel bene o nel male, è fatto di esperienze. Le esperienze sono fatte dalle azioni, e all'interno di questo movimento psichico, energetico e materiale, noi sperimentiamo le nostre emozioni, che sono quelle che ci fanno sentire vivi.
Quindi fino a che io non trovo un erogatore di emozioni che sarebbe bene avere a mezzo di mie azioni e di mie esperienze, sarà molto difficile staccarsi dall'altra persona, perché vi ricordo che non è possibile avere due totem emotivi contemporaneamente, ok? E voi direte, ah no, ma i narcisisti hanno un unico totem emotivo che è se stessi e la loro grandiosità manifesta, e per tenerla ben alimentata come un fuoco mettono dentro tanti paletti di legno che sono le persone delle quali si nutrono a livello emozionale. È una cosa diversa. Ho tanti video sui narcisisti, sui loro meccanismi, vai a vedere anche quelli. Ma avete bene inteso che cosa vuol dire compiere un'azione con gli strumenti e riuscire a staccarsi emotivamente ed emozionalmente da quella persona? Bene, spero che questo video sia stato chiaro. Questo metodo potrebbe essere visto e approfondito tramite il workshop Da Zero ad Amarti. Lo trovi sul mio sito, e se vuoi effettuare delle sessioni di coaching strategico per parlare anche di questo, trovi tutti i contatti su amoreimperfetto.com. Nel frattempo riguardate il video, riflettete, lasciate il vostro commento riguardo a questo argomento, ma soprattutto amatevi dal profondo. Alla prossima!